Ci sono persone che riescono a destreggiarsi in ogni situazione, cosa non facile, soprattutto in certi periodi e contesti storici che possono essere particolarmente impegnativi. Se prendiamo per esempio la Francia tra il 1780 e il 1830, nell'arco di mezzo secolo è passata dall'essere un regno a una repubblica, un impero e poi nuovamente un regno. Durante ognuno di questi cambiamenti, fare parte dell'establishment, della classe politica del periodo precedente, era un buon modo per finire in esilio, in carcere, perdere la carriera o anche letteralmente la testa. Nonostante le notevoli difficoltà, il personaggio di cui parleremo oggi è sempre riuscito a capire quando esporsi e quando farsi da parte, lasciando ad altri meriti e colpe, quando declinare e quando accettare offerte e onori, superando questo periodo turbolento e diventando un diplomatico di primo piano e uno degli uomini più influenti del suo tempo. Charles Maurice de Talleyrand Périgueux nacque a Parigi il 2 febbraio 1754, durante il regno di Luigi XV, da una famiglia nobile che vantava un'ascendenza piuttosto antica, risalente al X secolo. Talleyrand non ebbe un'infanzia facile, fin da bambino ebbe difficoltà nel camminare perché era zoppo da un piede, non è chiaro se per via di una malformazione congenita o per colpa di una caduta. Fatto sta che doveva usare una protesi metallica pesante e molto scomoda e per via di questa disabilità non poté seguire le orme del padre nell'esercito, ma anzi, nonostante fosse il figlio maggiore, gli venne tolto il diritto all'eredità e venne avviato alla carriera ecclesiastica, sorte che solitamente non spettava ai figli primogeniti, ma eventualmente a quelli successivi. Nel 1769, a 15 anni, entrò nel seminario di Saint-Sulpice a Parigi e nel corso dei 10 anni successivi si laureò in teologia, ottenne i voti minori e venne poi nominato sacerdote, anche se non c'era la minima traccia di vocazione. Aveva uno stile di vita libertino e frequentava apertamente, senza cercare di nasconderlo, attrici e ballerine. Nonostante tutto, venne nominato vescovo nel fatidico 1789 e nelle fasi iniziali della Rivoluzione francese partecipò agli Stati Generali in rappresentanza del clero. Occasione in cui si fece notare, grazie alle sue idee progressiste e innovative, che in contrasto con il classico conservatorismo della Chiesa lo avvicinarono di più al terzo stato, il popolo. Con il precipitare della situazione, però, la sua provenienza clericale e aristocratica non giocava a suo favore, quindi si allontanò ulteriormente dalle posizioni del clero, proponendo e facendo approvare la confisca dei beni della Chiesa da parte dello Stato, mossa che permetterà alla Francia di finanziare le guerre dei 20 anni successivi e di istituire come festività il 14 luglio, giorno della presa della Bastiglia. E fu lui stesso, con una notevole faccia tosta, a celebrare messa nel primo anniversario della ricorrenza. Ebbe anche un ruolo importante nella stesura della Costituzione francese e in particolare fu uno dei principali autori dell'articolo 6, la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, relativo all'uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge, uno dei più alti riconoscimenti della libertà e dignità umana. Nel 1792 iniziò a viaggiare, soprattutto in Inghilterra, con incarichi del Ministero degli Esteri e, rientrato in Francia a seguito di una di queste missioni diplomatiche, Talleyrand si trovò nuovamente in una posizione rischiosa per via dell'ascesa di Robespierre, che non vedeva di buon occhio questo strano vescovo libertino che si dedicava anche alla diplomazia ed era noto per essere in grado di tenere il piede non in due ma anche in 3 o 4 scarpe. E anticipando il periodo del terrore, in cui migliaia di persone persero la vita di fronte al quasi mistico fervore rivoluzionario, Talleyrand riuscì a farsi assegnare una nuova missione diplomatica in Inghilterra, mossa astuta perché gli permise di nascondere quella che effettivamente era una fuga dietro ad un incarico di governo. Nel giro di poco però venne creata la prima coalizione contro la Francia, a cui l'Inghilterra dichiarò guerra e Talleyrand venne espulso dal paese. Non potendo rientrare in Francia, si recò negli Stati Uniti, dove per i 2 anni successivi si dedicò al commercio e al mercato immobiliare e, dopo la caduta di Robespierre nel 1794, i contatti che aveva mantenuto in Francia si adoperarono per il suo rientro. Nel frattempo era stato creato un nuovo organo al vertice delle istituzioni francesi, il Direttorio, formato da 5 membri.
Tramite uno di questi, Paul Barrand, Talleyrand ottenne l'incarico di ministro degli esteri e in questa nuova veste appoggiò le spedizioni e campagne militari di un astro nascente dell'esercito francese, un ufficiale chiamato Napoleone Bonaparte. I due si erano incontrati per la prima volta nel dicembre 1797 e l'impressione fu per entrambi ottima. In particolare, Napoleone apprezzò la grande intelligenza e l'acume diplomatico di Talleyrand, che da parte sua, avendo ormai capito che il direttorio era debole, lento nel prendere decisioni e fondamentalmente incapace di governare la Francia, puntò sul cavallo vincente. Nel novembre 1799 Napoleone, con un colpo di Stato, destituì il direttorio e inaugurò il consolato, formato da tre membri, con lui come primo console. Seguirono anni di guerre, con le vittorie francesi nella seconda e terza coalizione, e l'ulteriore trasformazione dello Stato, che divenne il primo impero francese in seguito all'incoronazione di Napoleone il 2 dicembre 1804. Talleyrand, che inizia a essere conosciuto con il soprannome di Diavolo Zoppo, mantiene la carica di ministro degli esteri, ma Napoleone è un accentratore, non lascia molto spazio agli altri, spesso conclude trattati senza interpellare il suo ministro o senza seguirne i preziosi consigli. Talleyrand comunque è infastidito solo parzialmente da questo atteggiamento, sa quando è il momento di farsi da parte, ma pian piano l'idillio con Napoleone inizia a scricchiolare. Dopo le ripetute vittorie della Francia sulle altre potenze europee, l'opinione di Talleyrand è che sia arrivato il momento di consolidare quanto è stato conquistato, cercando la pace e sfruttando la posizione di forza che si sono guadagnati. Non ha senso continuare a fare una guerra dietro l'altra, sperperando risorse e soldati. Inoltre, cancellare stati dalla mappa per crearne altri a tavolino, rimpiazzando regnanti di lungo corso con persone fedeli a Napoleone, come vediamo in questa caricatura del 1806, in cui una raffigurazione della Francia tira fuori una nuova infornata di re, crea sommosse e disordini e molti altri problemi. Per quanto il neo imperatore sia un genio militare, non potrà tenere a freno le altre potenze europee per sempre. E tutta questa struttura verte intorno alla figura di Napoleone, che non è certo eterno, quindi è troppo fragile. La Francia può anche porsi come guida dell'Europa, ma va comunque cercato un equilibrio con le altre potenze europee, in particolare con l'Inghilterra e con l'impero austriaco. Napoleone però non condivideva la sua visione e, intuendo che la Francia non poteva resistere ancora per molto tempo in questo stato di guerra perenne e che la strada imboccata dall'imperatore era senza uscita, nel 1807 Talleyrand si dimise, continuando però, in certi casi iniziando, a intrattenere corrispondenza con i diplomatici e i regnanti delle altre potenze europee e continuando anche a consigliare Napoleone, che per quanto non fosse sulla sua stessa lunghezza d'onda, non riusciva proprio a fare a meno dello scaltro ed esperto Diavolo Zoppo, il quale dal canto suo, come al solito, stava già guardando oltre. Nel 1809 venne visto confabulare con l'impotente ministro della polizia Joseph Fouché, fatto nominare proprio dallo stesso Talleyrand ai tempi del direttorio. La voce arrivò a Napoleone che, intuendo che qualcosa bolliva in pentola, andò su tutte le furie e affrontò il suo ex ministro, il quale però rimase impassibile e in silenzio, rifiutandosi di rivelare i propri progetti, il che alla fine fece perdere totalmente le staffe a Napoleone, che si rivolse a lui dicendogli: «Ah, lo so, voi siete una merda in calze di seta». Ma Talleyrand sapeva che i giorni dell'impero erano contati, e infatti, dopo una serie di sconfitte e con le truppe della Sesta Coalizione sul territorio francese, Napoleone firmò l'abdicazione nell'aprile del 1814, venendo poi esiliato all'isola d'Elba. Talleyrand venne nominato presidente del governo provvisorio e nei mesi successivi si adoperò per mettere in piedi una commissione che ridisegnasse i confini dell'Europa e che prenderà poi il nome di Congresso di Vienna, ma lo vedremo meglio tra poco. I lavori del congresso si accavallarono parzialmente con la fuga di Napoleone dall'Elba, fuga comunque di breve durata. Il 18 giugno 1815 venne definitivamente sconfitto a Waterloo e nuovamente esiliato, questa volta sulla remota isola di Sant'Elena, da cui non aveva nessuna possibilità di fuga e sulla quale infatti morì il 5 maggio 1821. Con la restaurazione della monarchia divenne re Luigi XVIII, fratello di Luigi XVI, il re che era stato decapitato nel corso della rivoluzione nel 1793, e Talleyrand riprese il ruolo di ministro degli esteri. Nel 1830, a 76 anni, accettò l'incarico di ambasciatore a Londra e si batté per l'indipendenza del Belgio, che il Congresso di Vienna aveva annesso, contrariamente al suo parere, ai Paesi Bassi.
Nel 1835 si ritirò a vita privata nel castello di Valençay, che lasciò soltanto per tornare a Parigi, dove morì il 17 maggio 1838. Un personaggio come Talleyrand, con i suoi tanti talenti e le sue tante ombre, è immancabilmente un soggetto molto discusso. C'è chi lo ritiene semplicemente un traditore che ha fatto di tutto pur di salvarsi, e chi è alla stregua di un genio, ma qualunque sia l'opinione che si ha di lui, è indiscutibile il fatto che fosse una persona estremamente intelligente e che è riuscito a barcamenarsi in un periodo impegnativo e molto pericoloso della storia della Francia, anche perché, come disse Indro Montanelli, non credeva in nulla. Infatti non cercò mai di mandare avanti a tutti i costi concetti come la monarchia per diritto divino o ideali rivoluzionari. Anzi, fu sempre il più possibile pragmatico, infatti è considerato uno dei principali esponenti del realismo politico. Per tutta la vita mise al di sopra di ogni altra cosa, certamente se stesso, ma anche la Francia, e fu sempre convinto del fatto che la Francia, per essere governata adeguatamente, avesse bisogno di una figura forte, che fosse un re, un imperatore o un primo ministro, poco importa, quello che importava è che fosse adatto al ruolo e che mettesse al primo posto, in modo pratico e intelligente, gli interessi del paese. Anche per questo fu prima monarchico, poi rivoluzionario, poi bonapartista, poi nuovamente monarchico. Il suo pragmatismo risulta evidente se si guarda il congresso di Vienna. Dopo il vuoto di potere lasciato da Napoleone, c'era il rischio che gli altri stati europei si azzuffassero tra loro per qualche possedimento territoriale, ma non ne valeva la pena. La cosa migliore sarebbe stata mettere attorno a un tavolo tutti gli stati coinvolti dalle guerre rivoluzionarie e napoleoniche. Qui vediamo Talleyrand, e mettersi d'accordo per ridisegnare i confini dell'Europa. Al congresso parteciparono più di 200 delegazioni e la guida venne assunta dall'impero russo, rappresentato dallo zar Alessandro I, che voleva porsi come potenza egemone in Europa, e dall'Inghilterra, rappresentata dal ministro degli esteri Lord Castlereagh, che voleva proprio evitare che qualunque stato diventasse preponderante sugli altri. In mezzo a queste due visioni opposte si inserirono le due menti più abili e brillanti dell'epoca. Il principe austriaco Clemens von Metternich, strenuo controrivoluzionario, sempre a servizio di Asburgo e che dopo il congresso divenne cancelliere dell'impero, e il nostro Talleyrand. Il lavoro di Talleyrand durante il congresso fu un'opera magistrale. Riuscì a far passare la Francia non come potenza aggressiva e attaccante e poi sconfitta, ma come una vittima, prima della rivoluzione e poi di Napoleone. E che non sarebbe servito a niente punirla eccessivamente o smembrarne il territorio, che avrebbe causato soltanto disordini, rivolte e tutta una serie di altri problemi difficili da contenere, ma che piuttosto sarebbe stato meglio ripristinare la situazione a com'era, compresa l'estensione territoriale, a com'era prima della rivoluzione. Nel congresso si seguirono due principi cardine: il bilanciamento dei poteri, cioè che ci fosse equilibrio tra gli stati europei, senza che nessuno divenisse preponderante rispetto agli altri, e il principio di legittimità, secondo il quale dovevano essere rimessi sui loro troni i sovrani spodestati da Napoleone o dalla rivoluzione. Certo, era impossibile pensare di dare semplicemente un colpo di spugna e riportare le lancette dell'orologio indietro di 25 anni, oltre che controproducente. La rivoluzione e Napoleone avevano comunque contribuito a creare leggi più moderne e una burocrazia più efficiente, non avrebbe avuto senso rinunciarvi. Andava tenuto il meglio di tutto ciò, tornando però agli equilibri precedenti, senza che si parlasse più di sovranità del popolo e di uguaglianza, di queste cose pericolose, dal loro punto di vista, chiaramente. Il congresso di Vienna ricostituì in larga parte i confini precedenti alla rivoluzione, quelli vediamo nel 1750. E qua in seguito al congresso, con una notevole differenza. Non venne ricostituito il Sacro Romano Impero, fondato nel IX secolo e disciolto nel 1806, nel corso delle guerre napoleoniche. Il successo del congresso di Vienna nell'arginare la rivoluzione fu parziale, perché dal 1848 nuove ondate rivoluzionarie attraversarono l'Europa. Però ebbe il merito di creare equilibri che, seppur tra tanti alti e bassi, durarono fino allo scoppio della Prima Guerra Mondiale nel 1914. Grazie per avermi seguito, se il video vi è piaciuto non dimenticate di iscrivervi al canale, noi ci vediamo alla prossima con un'altra storia. Ciao!